Bambini che si confrontano con vere e proprie lezioni universitarie di fisica, chimica, filosofia, statistica ed informatica. È l'università dei bambini che in Abruzzo ha compiuto 10 anni. Un'esperienza nata nel nord Europa e precisamente a Tubinga, in Germania, dove nel 2002 si è installata la prima Kinder University. Dall'ottobre del 2006 l'Unibam è arrivata a Pescara, dove è diventata un punto di riferimento per gli alunni e gli insegnanti di molte scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine. Quest'anno, in concomitanza con il 10° anniversario, l'assessore all'istruzione della Regione Abruzzo, Marinella Sclocco, affiancata dalla coordinatrice del progetto, Barbara Magliani, ha esposto le principali iniziative previste. È chiaramente comprensibile vedere come i bambini riescono ad apprendere anche concetti molto complessi se presentati a loro in maniera adeguata. Quindi è un grande laboratorio Unibam. Quest'anno riusciremo a portare al di fuori della nostra provincia di Pescara i bambini che andranno andando nei laboratori del Gran Sasso a fare delle lezioni di fisica e poi andranno anche all'Università di Teramo a fare delle lezioni di chimica.